S80 completa verso l'alto la nostra large platform che ha visto il CX60 come prima vettura. Il CX80 parte dalla base del CX60 con un passo e una lunghezza allungata di 25 cm e questo cambia il paradigma dello spazio a bordo. La seconda fila di sedili ha molto più spazio rispetto al CX60 e poi c'è una terza fila di sedili che ospita anche adulti comodamente, quindi abbiamo a seconda delle configurazioni 6 o 7 posti per una fruibilità dello spazio veramente molto flessibile. Accanto a questo sono cambiate tante caratteristiche meccaniche e di dotazioni. CX80, anche perché le dimensioni e le masse sono notevoli, abbiamo il top dei motori già lanciati con il CX60, quindi abbiamo il plug-in hybrid da 327 cavalli, un motore 2005 aspirato che insieme al motore elettrico da 175 cavalli assicura grande coppia e notevoli prestazioni. Dall'altra abbiamo il nostro diesel di ultima generazione Euro 6e 6 cilindri in linea, coadiuvato da un motore elettrico a 48 volt, quindi un mild hybrid che permette di raggiungere delle emissioni e dei consumi veramente notevoli in termini di economicità e di impatto ambientale. Passo più lungo ha comportato una nuova progettazione delle sospensioni che adesso sono votate un po' più al comfort rispetto al CX60 con un comportamento neutro tendente a un rassicurante sottosterzo, mantenendo sempre chiaramente il feeling di guida tipico delle trazioni posteriori e motore longitudinali. E anche il comfort è aumentato, si può parlare liberamente tra la prima e la terza fila di sedili con una notevole capacità di avere convivialità a bordo, il tutto attraverso una soppressione dei rumori che vengono dalle gomme e dal motore molto efficace. C'è Alexa che è un assistente vocale, un'intelligenza artificiale che in questo caso comanda anche le funzionalità dell'auto, possiamo controllare il climatizzatore, possiamo indirizzare i flussi dell'aria, possiamo controllare anche il climatizzatore della seconda fila dei sedili, nonché attivare lo sbrinatore o il riscaldamento del volante. Un nuovo impianto Wi-Fi che rende l'ascolto della musica a bordo ancora più sofisticato e quindi per tornare all'esterno un design che cambia rispetto al CX60 portando con sé un'eleganza sottolineata anche dai nuovi colori. L'Artisan Red che vediamo qui è una vernice Takuminuri, ovvero quelle vernici che ricordano le lacche e le verniciature fatte a mano dai giapponesi. Le flotte su questa categoria di veicoli sono molto importanti, rappresentando la metà del mercato, il 50%. Quindi la nostra strategia è innanzitutto di offrire delle rate molto competitive in noleggio a lungo termine e su questo ci aiuta la buona tenuta dell'usato. Basti pensare che su questa nuova CX80 lanciamo una rata sulla versione 1, quindi una versione quasi da 70.000 euro che è sui 520 euro. Sul nostro sito è possibile trovare tutte le offerte. E poi in collaborazione con tutte le società di noleggio a lungo termine e possibilità di interfacciarci direttamente con tutte le aziende per proporre dei test drive e delle soluzioni.